allora entriamo nella nostra regione con Ciro Grassini e illuminaci. Grazie Giovanna. Mi dispiace, già vi dico che purtroppo sarà molto meno incoraggiante di Walter, perché purtroppo i nostri dati ci raccontano due Italie completamente diverse. Il dossier regionale sulle povertà viene curato dalla redazione regionale ormai da 20 anni e come chiaramente il report nazionale l'obiettivo è soprattutto quello di far conoscere in volto le storie delle persone che si rivolgono alla Caritas. Noi incrociamo chiaramente i dati che provengono dai centri di ascolto con i dati socio-economici del territorio e vedremo, perché ovviamente ve ne farò vedere soltanto alcuni per essere anche molto breve, però in realtà le presenze in Caritas dipendono chiaramente da quella che è la situazione socio-economica molto più grave del nostro territorio. Partiamo dalle presenze del 2022. Nel 2022 dei 102 centri di ascolto Caritas sono transitate 11.099 persone. Anche in questo caso sono stati coinvolti gli interi nuclei familiari, per cui direttamente o indirettamente sono state aiutate circa 33.000 persone. Va detto che questi non sono chiaramente tutti gli aiuti che la Caritas realizza, perché in questo non ci sono le mense, non ci sono i dormitori, anche tanti centri non sono in rete, però è uno zoccolo che ci fa capire com'è significativa la povertà. Però vorrei prima farvi vedere una cosa, che è l'andamento degli ultimi 4 anni. Perché innanzitutto, ovviamente, come potete vedere, nel 2020 noi abbiamo avuto un'enorme crescita di persone in difficoltà, 14.662, perché era venuto il Covid. La lezione del Covid però avrebbe dovuto farci capire una cosa fondamentale, perché quello che fu impressionante allora fu che molte famiglie andarono in difficoltà e non riuscivano letteralmente a mangiare, famiglie che non avevano mai avuto problemi di povertà dopo un mese. Cioè la cosa incredibile è stata questa, non è che sono passati molti, è passato un mese in cui le persone non riuscivano in qualche modo a guadagnare e sono andate in situazioni di povertà assoluta, con una fame veramente incredibile, persone che non si erano mai rivolte alla Caritas e che successivamente non l'hanno fatto, ma che in quel periodo ne hanno avuto bisogno. Questo perché, ve lo vedremo da qualche dato, in realtà noi abbiamo troppe persone che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale, sono troppi che sono sul limite, troppi che vivono alla giornata, ma basta un minimo problema per andare in difficoltà. L'altro dato invece riguarda le presenze del 2022, come potete vedere sembrano molto più elevate, dico sembrano perché va detto una cosa in realtà, che questa crescita, Walter lo diceva precedentemente, riguarda l'accoglienza delle famiglie ucraine, quindi questo aumento in realtà non è un aumento della povertà, ma riguarda la crescita delle famiglie ucraine. Però noi insieme a loro e grazie a Caritas Italiana abbiamo fatto la stessa valutazione che è stata fatta da Caritas Italiana, cioè siamo andati a vedere che cosa era successo nei primi 6 mesi del 2023. E qui si apre uno scenario completamente diverso, perché nel primo semestre del 2022 abbiamo avuto 7.627 accessi, nel primo semestre del 2023 sono stati 10.113, quindi con una variazione del 32,6%, quindi una forte crescita. Perché, come diceva anche Walter, sapevamo del problema ucraino che in qualche modo poteva dopare i dati, abbiamo fatto la stessa lettura togliendo gli ucraini. E come potete vedere si è passati da 6.005 a 8.988, cioè c'è stata una crescita del 49,7%. Quindi escluso il dato ucraino, in realtà abbiamo avuto nei primi 6 mesi un'enorme crescita di persone nei centri di ascolto. Attualmente non possiamo, dovremmo arrivare chiaramente alla fine dell'anno, però alcune ipotesi le possiamo fare. La prima è abbastanza, nasce dagli ascolti e legata sicuramente all'enorme aumento del costo del lavoro, per cui sono tante, essendo sempre tante persone borderline, sono tante persone che hanno difficoltà a mangiare, perché penso che chiunque abbia fatto la spesa ultimamente si renda conto dell'aumento dei costi degli alimenti e quindi chiaramente hanno colpito molto. Ma l'altro dato significativo riguarda il reddito di cittadinanza. Ora, come sapete, la riforma del reddito di cittadinanza è partita da agosto e quindi praticamente nei primi 6 mesi in teoria non avrebbe dovuto impattare su nessuno. Invece siamo andati a vedere i dati del reddito di cittadinanza e ci siamo resi conto che già nei primi 6 mesi molte persone in Campania avevano avuto o revocato o sospeso il reddito di cittadinanza. E nel momento in cui queste persone sono andate in difficoltà, perché comunque erano in una parte persone comunque povere, sono dovute andare alla Caritas, perché la Caritas era l'unica risposta che avevano rispetto al reddito di cittadinanza. È chiaro che in questa seconda fase, in cui ovviamente il numero è ancora più persone è calato, perché appunto il reddito di cittadinanza è finito e le misure non coprono più le famiglie da 18 a 59 anni, ebbene lì sappiate che le persone stanno crescendo ancora di più, stanno venendo ancora di più nei centri di ascolto. Quindi senza entrare poi nella logica della misura, della bontà o di quanto sia stato monitorato o valutato, perché sicuramente il discorso sarebbe lungo, però la realtà è questa.
nel momento in cui poi le persone stanno perdendo, hanno perso già questo tipo di aiuto, l'unica risposta troppo spesso è la carenza. Ma questo perché, anche qui vi faccio vedere soltanto un dato di dati, ma sono dei dati che io ritengo impressionanti. Il primo dato è un dato dell'Eurostat, quindi fondamentalmente dell'agenzia europea, che va a monitorare quello che succede in tutti quanti i territori dell'Unione Europea. Ebbene, sappiate che in tutta l'Unione Europea la Campania è la regione al secondo posto con il ben 46,2% di persone o a rischio povertà o addirittura esclusione sociale. Ed è un dato enorme, cioè praticamente una persona su due. E quindi ritorniamo a quello che ci eravamo detti nel 2020. Sono troppe le persone che sono al limite della situazione di povertà. Pensate che peggio fa soltanto il sud-est della Romania. Poi tutto il resto dell'Europa fa meglio. La media europea è del 21,6%, quindi meno della metà. E al quarto posto poi troviamo la Calabria. Perché voi vedete, nei dati, oggi vediamo veramente pochi, ma in realtà ci sono due Italie. C'è l'Italia del centro-nord e poi ci sta l'Italia del meridione, ma in particolare ci sta l'Italia fatta dalla Campania, dalla Calabria e dalla Sicilia, che si alternano fondamentalmente nelle graduatorie, ma che presentano situazioni veramente disastrose. L'altro dato è quello della povertà relativa, perché la povertà assoluta non viene calcolata a livello regionale, e anche qui la Campania è seconda con il 22,1%, la Calabria è prima col 31,6%, ma l'esempio del 39 Alto Adige con 3,8% o il Lazio 5,5% fa capire che chiaramente anche qui siamo su situazioni completamente diverse. Va detto che nell'ultimo anno l'incidenza della povertà relativa è comunque diminuita dal 23,4% al 22,1%, a dimostrazione che in qualche modo alcune, diciamo, misure messe in campo dallo Stato hanno almeno contribuito in parte a contenere la crescita della povertà. Ma il problema purtroppo è enorme e parte da qui, anche qui ho scelto soltanto un dato, che è quello dell'occupazione, perché anche qui chiaramente sono dati che conosciamo, ma io li trovo impressionanti nelle differenze, perché se in Italia nel 2022 le persone occupate erano il 60,1%, ma se andiamo nel nord-ovest e nel nord-est del paese arriviamo al 67,5% al 69%, nel mezzogiorno andiamo al 46,7%, la Campania al 43,4%. Quindi chiaramente c'è una enormità, una differenza enorme tra l'Italia, quindi la media italiana, quindi anche quello che ci illustrava un poco Walter, e la Campania. È chiaro che se io avessi voluto leggere il dato, però ve lo faccio vedere, rispetto a quello che è successo dal 2020, 2021, 2022, vi potrei dire, oh che bello, la situazione è migliorata. Però il problema è che partiamo da una situazione occupazionale talmente grave che, voglio dire, anche un aumento del 3% è nulla, perché siamo veramente in situazioni drammatiche. Ancora più drammatica la situazione se la andiamo a dividere per genere, perché come potete vedere in tutta Italia, chiaramente è un problema mondiale, c'è una differenza di genere rispetto all'occupazione. Però vedete, più la situazione diventa drammatica a livello lavorativo, più chi va a pagare sono le donne. E infatti, vedete, se in Italia la differenza a livello percentuale del 18,1% è un'enormità, nel nord-ovest e nel nord-est siamo intorno al 13-14%. Quando arriviamo al mezzogiorno arriviamo al 24,7%, in Campania al 25,9%. E quindi ci troviamo con una situazione occupazionale femminile che è appena del 30%, cioè su 10 donne soltanto 3 lavorano. E quindi è chiaro che questo diventa un gap enorme che in qualche modo deve essere assolutamente colmato. Anche qui, se andiamo a vedere, negli ultimi anni c'è stato un miglioramento, ma passare dal 28% al 30% francamente significa veramente tutto. L'ultima slide è rispetto al profilo delle persone incontrate, perché anche qui chiaramente le differenze dei dati della Campania rispetto alla Caritas e i dati nazionali sono forti. Il primo dato riguarda la cittadinanza. Ebbene, mentre a livello nazionale la maggioranza delle persone che vanno in Caritas sono comunque persone straniere, la maggioranza invece delle persone che vengono in Caritas da noi sono persone italiane. E questo 61,5% dipende molto dal fatto che c'è venuta la popolazione ucraina da noi. Se andassimo a vedere i dati dell'anno precedente, gli italiani nei centri di ascolto aumentavano per oltre il 70%. Quindi in qualche modo una forte povertà comunque autoctona, comunque italiana. Chi viene in particolare da noi sono soprattutto le donne, il 64%. Qui va fatta sicuramente un distinguo, perché è chiara la situazione diciamo, di genere, ma perché è l'unico dato fondamentalmente costante in questi 20 anni di rilevazione, siamo andati più volte a cercare di capire perché. La realtà è che le donne molto più spesso da noi fanno da interfaccia alla famiglia rispetto alle istituzioni. Cioè quando c'è un problema, diciamo, chi si carica la famiglia sulle spalle sono le donne. E per questo è l'unico dato che in 20 anni non è mai cambiato, perché è un dato culturale fondamentalmente legato a chi si prende realmente cura della famiglia quando è in difficoltà.
L'altro dato, abbiamo persone con età media di 47,6 anni, classe di età 45-54. In teoria questa dovrebbe essere una classe di età favorita, perché dovrebbero essere persone non ormai abbastanza di età per non essere inoccupate, ma non troppo giù i vecchi e troppo anziani reclamati per essere state espulse dal mercato del lavoro, e invece fondamentalmente sono quelli che hanno maggiore. Vivono in famiglia la maggioranza delle persone che vengono da noi, sono coniugate, purtroppo il working poor da noi sono circa il 10% dei famosi lavoratori poveri. Ovviamente le persone che vengono da noi in maggioranza sono disoccupate, 45,3%. L'altro dato drammatico è quello dell'istruzione, perché la maggioranza delle persone hanno licenza media inferiore, 39,8%, ma al secondo posto hanno trovato addirittura la licenza media. Perché in realtà quello che sta succedendo, così lo raccontiamo veramente in maniera più esplicita, è che la maggioranza dei nostri ragazzi sta andando via dal nostro territorio. Il nostro territorio si sta svuotando, se andate a vedere proprio la popolazione della Campania. La popolazione della Campania sta rapidamente diminuendo, ma chi sta andando via sono giovani, dai 15 ai 35 anni, e sono giovani o diplomati, ma soprattutto il 34% è laureato. E qui riflettiamo su quello che significa. Significa che persone formate nel nostro territorio, a spese del nostro territorio, a spese della nostra famiglia, delle nostre famiglie, poi spendono la loro competenza altrove. E non soltanto, sta anche molto diminuendo la natalità, per la stessa ragione, perché questi ragazzi, i figli, li stanno andando a fare fuori, non li fanno più in Italia, e quindi sta diventando, non li fanno più in Campania in particolare, qui sta diventando un cane che si morde la coda. Chi rimane qui sono sempre più persone deprivate, persone meno strutturate, e che quindi hanno difficoltà ad andare avanti. I principali bisogni emersi, bisogno di immigrazione legato chiaramente agli ucraini, la povertà economica, i problemi occupazionali e anche le povertà abitative. Per quanto riguarda le richieste, anche da noi chiaramente vengono richieste soprattutto beni e servizi materiali, che può essere l'accesso, voglio dire, al pacco viveri piuttosto che all'emporio, ma anche la doccia, il guardaroba e quant'altro. Ma una delle richieste che sta crescendo fortissima è quella della sanità, perché purtroppo in questo momento quello che sta succedendo è che la sanità è un lusso. Il nostro sistema sanitario nazionale, ma tutti ci abbiamo a che fare ogni giorno, ha dei tempi a volte di attesa immensi. Per cui che cosa sta succedendo? Diciamocelo chiaramente, si sta spingendo sempre più verso la privatizzazione, no? Verso altri modelli, no? Verso il modello americano, cioè, penso che ce lo possiamo dire tranquillamente. Per cui chiaramente le persone non ce la fanno, e quello che si può, perché mangiare non si può tagliare, perché voglio dire, ma la sanità si può procrastinare. Chiaramente quello che poi succede è quello che sappiamo, infatti la Campania ha la più bassa aspettativa di vita, perché stiamo continuando a tagliare sulla sanità. Ovviamente noi cerchiamo di dare delle risposte, vedete che se andaste a sommare le percentuali delle richieste vi rendereste conto che le persone vengono solitamente in Caritas fanno una richiesta, mentre invece gli interventi che vengono realizzati mediamente sono almeno due, perché si cerca chiaramente di dare a loro più, di aprire una rete. Infatti vedete negli interventi, a parte bene i servizi materiali, purtroppo abbiamo le stesse percentuali italiane, anzi forse anche un po' peggio, 76,9, però si è quello che noi chiamiamo ascolto approfondito, cioè l'accompagnamento delle persone. Cioè cerchiamo di creare una rete attorno alle persone affinché si possa riuscire a fuoriuscire dallo stato di bisogno. Chiaramente l'altra risposta che stiamo dando, per quanto è possibile, è proprio quella sanitaria, con tanti ambulatori, con tante possibilità che si stanno creando, perché molto spesso, voglio dire, di fronte a questo, o questo, oppure ovviamente le persone non si possono più curare. Grazie.